Hai muffa in casa e bambini piccoli? Ti svelo un trucchetto per proteggere la loro salute. Fate la prova del nonno. Ciao, sono Giuseppe la Chiappa Muffa. Non sono diventato dottore, non sono competente per darvi consigli medici, però una cosa l'ho imparata in 10 anni di muffa H24. La muffa può far male alla salute come un sacco di cose, persino i pollini o gli acari se sei allergico, però non ha lo stesso impatto sulla salute per tutti quanti. E quindi mi è capitato di conoscere famiglie che avevano grossi problemi di muffa pur avendo delle piccole macchiettine sul muro e persone che vivevano in case completamente invase da muffa e stavano benissimo. Come mai? Se c'è qualche dottore, pediatra, pneumologo, allergologo che voglia arricchire questo dibattito, per favore condividete la vostra competenza con noi. Tra le tante storie di muffa che ho affrontato con dei bambini coinvolti, quella che mi ha colpito di più ha visto come protagonista i nonni. Magari una storia che hai già vissuto. Tuo figlio durante la stagione invernale ha sempre quei raffreddori interminabili, starnuti, naso che cola, e probabilmente pensi che sono i classici malanni della sua età e lo curi, lo porti continuamente dal pediatra, eccetera, eccetera. Questa cosa stava succedendo anche al mio cliente, che però ebbe un'intuizione. Provò a portare il bimbo dai nonni per una settimana per fargli cambiare aria e miracolosamente il bambino, mentre che stava dai nonni, praticamente non aveva più quei fastidi. Poi, sempre incredibilmente, tornando a casa di nuovo a contatto con il suo habitat, ha ricominciato ad accusare i soliti fastidi, raffreddori, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire questo? Preso su un singolo caso non vuol dire nulla, ovviamente. Medici, non sbranatevi e non odiatevi. Questo per farvi ragionare che se avete innanzitutto un po' di muffa in casa dei bambini, dovete eliminarla. Su questo non ci sono altri rimedi. Punto 2, non dovete utilizzare la vostra salute e la salute dei vostri figli per testare la resistenza alla muffa. E punto 3, una volta che la muffa viene eliminata dall'ambiente, molte volte è capitato che certi fastidi allergici sono scomparsi, perché poi a posteriori si è scoperto che erano dovuti alla muffa. Allora a questo punto avete due possibilità alla fine di questo video. Uno, fare la prova del nonno. Portate i vostri figli in un altro posto che non sia casa vostra, lontano da quel focolaio di muffa, piccolo o grande che sia. Oppure soluzione 2, togliete la muffa e non scoprite nemmeno questo giochino del il bambino starà meglio andando dal nonno per pochi giorni. Questo è quello che posso condividervi dalla mia esperienza di Acchiappamuffa, non è un consiglio medico. Se hai vissuto un problema con tuo figlio simile a quello che ho raccontato, scrivicelo nei commenti e raccontaci come lo hai risolto. E se sei un dottore, contribuisci a questa discussione e dacci dei buoni consigli su come proteggere la nostra salute e quella dei nostri figli. Dal meraviglioso panorama della terrazza sul parco di Cernusco sul Naviglio è tutto. Ciao da Giuseppe e basta muffa!